song for the broken hearted. It's my life, more than ever, forever. Come amo questi colori, come li amo. Bravi, bravi. Ma che ve lo dica a fare, che ve lo dica a fare. E voi gufi, silenzio! E con questo buon pomeriggio amici, sono tornato con un nuovo video con la maglia. Questo video con la maglietta, con il bacio. Una partita meritata. Una partita meritata. Mamma, siamo in semifinale dopo 9 anni. Da quando noi andiamo, anzi da dopo 10, dagli anni del triplete. Siamo tornati tra le piccole big, siamo tornati a competere una coppa importante. Che devo dire? Mamma mia, che partita! E si poteva chiudere benissimo al primo tempo. Benissimo. È stato sfortunato Lukaku, ragazzi. Ma che gol ha fatto Barella? Ma che giocatore è Barella? Ma che giocatore è? Supera persino Brozovic. Supera persino Brozovic e Eriksen in questo momento. Ma vedete che giocatore... Prende i palloni, corre, stracorre, fa anche il gol. Fa anche il gol, fa. Ma che ve lo dica a fare? Godin è tornato monumentale insieme a Stefan De Vrij e Bastoni. Lasciamo stare il gol. Perché oh, tante persone avevano detto, quell'attaccante del Bayer Leverkusen mi faranno 3-4 gol. Quello farà la tripletta. Poi ha fatto un gol, se avete visto. È stata una piccola distrazione. Ma alla fine me lo potevo anche aspettare un gol dalla Leverkusen. Alla fine non è tutta sta squadra che io mi aspettavo. È che dovevamo chiuderla prima, siamo stati sfortunati. Ragazzi miei, non dico primo o secondo tempo perché è stata una partita che noi abbiamo perso tante occasioni. È mancato forse un po' di lucidità, forse è mancato un po' di cinismo, però Young si stanno svegliando tutti adesso. Young che cosa ha fatto? Bastoni. Vogliamo parlare di Lukaku? Ha fatto in gol, se l'ha pulito quel pallone, se l'ha girato come ha voluto e con tutto che è caduto in scivolata ha fatto il gol. Questi attaccanti nell'Inter ci mancavano. Ha fatto 31 gol in stagione, Lukaku. 31 gol, più di Milito. Più di Milito, lasciando stare Milito che ha vinto di tutto. Parliamo di numeri. Di numeri dobbiamo parlare. Ma che ve lo dica a fare? Che ve lo dica a fare? Allora, parlando della partita. Partita meritata, ovviamente. Dall'Inter, una partita che... aveva un po' di paura sul pareggio di 2-2, ma l'Inter non ha permesso di farglielo fare, però diciamo che potevamo chiuderla abbastanza prima, il gol che diciamo che si è mangiato Lukaku, poi un altro che Lautaro si è infilato da solo, però là la poteva passare in mezzo, perché il gol era gol e non l'ha fatto. Però anche Lautaro ha giocato benissimo. Tutta la squadra, ragazzi, è stata unita, come ho sempre detto, unita, compatta. Ma che ve lo dica a fare? Che ve lo dica a fare in semifinale dopo quanto tempo? Quanto? Dopo quanto tempo siamo stati in semifinale? Dopo 10 anni, dopo 10 anni. E io,
Non mollerò mai questi colori, mai, mai. E che si mettessero in testa tante persone, perché ho avuto un po' di discussioni, eh? Perché dicono, sono con la Mercuso, voglio proprio vedere se vincete, e voglio vedere se arrivate in finale e vincete la coppa. Intanto, ho detto, io parlo sempre dopo. E gli ho detto a quel signorino, se vinciamo te la prendi nel deretano. Difatti è stato così. Io sono onesto, voglio la sportività. Comunque, non voglio parlare di questo, ma elogiamo questa Inter. Elogiamola, siamo sportivi. Ma siamo sportivi. Guardate, che colori. Sono colori bellissimi, stupendi. Io non li abbandonerò mai, mai, mai. E vi dico un'altra cosa. L'unica pecca è che si è fatto un po' male Sanchez, per fortuna non si è stirato, però per la semifinale è un po' difficile che ci sarà. Certo ci serviva uno come lui, ci serviva veramente, però grazie a Dio comunque Lukaku si è ripreso abbastanza bene. E che il fatto che Mo Sanchez mo sarà ripreso, a pieno regime, a pieno ritmo, ed eccolo qua, si è bloccato di nuovo. E vabbè, spero che si riprenda. L'Inter comunque è compatta, compatta, aggressiva al gioco di Conte. Cioè, ho visto un Inter di Conte e quel gol che ha fatto Havertz, là, quello come caspita si chiama, è stato comunque, è vero, un piccolo sbaglio nostro, ma le è uscito al culo quel gol. Quei due calci di rigore, mamma mia che iella, fortunatamente che c'è il VAR. Annullati perché non c'erano, specialmente poi il secondo, perché prima del fallo c'è stata una toccata di braccio di Barella o di mano e quindi non valeva il rigore. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Partita perfetta, potevamo fare un pochino di più, potevamo chiuderla prima perché mi avete fatto morire fino alla fine. Fino alla fine mi avete fatto morire, però ce lo siamo meritato questo posto in semifinale e non dite di no. Voglio sapere, ragazzi, sotto nei commenti. L'Inter ha meritato la semifinale? Devo essere sportivo? Io lo sono. L'ha meritata. Perché bisogna dire di no? Perché bisogna dire di no? L'ha meritato, ragazzi. Ha avuto carattere, carisma. E si è visto anche la difficoltà del Manchester United col Copenhagen, che ha vinto a un calcio di rigore solamente nel tempo supplementare. Non voglio sminuire il Manchester, per l'amor di Dio. Ma come vedete, come ho sempre detto, ogni squadra ha la sua altalena. Quindi, ragazzi miei, l'Europa League abbiamo il 25% di possibilità. E adesso dovremo affrontare uno tra Shakhtar e Basilea, penso più lo Shakhtar, squadra a portata di nostra portata, un pochino più forte, ma la nostra portata. Quindi, ragazzi, contento, felice come non mai. E adesso ci sarà tanto, 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 tanto suspense. Lunedì si rigioca, vedremo con chi. E chiudiamo con questa musica che mi piace troppo. È una musica. It's my life. Amala sempre, sempre e comunque, e iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. E andiamo, si va avanti. Mi raccomando, non gufate troppo. Buonanotte. Ma che buonanotte, sono troppo felice, troppo ragazzi, troppo. Comunque, ci sentiamo questa sera che devo fare un video a sorpresa. Omaggio nel dolore all'Inter, ho giurato amore, amala.